Di al centro sono quelli di ragionare su come possiamo creare nuova e stabile occupazione per i giovani, un lavoro dignitoso che sia ben retribuito e con un impianto contrattuale che dia diritti e che non che li riduca. Quindi questa è un'occasione per provare a spiegare le nostre proposte e a cambiare paradigma. Noi abbiamo in questo paese troppo lavoro precario, lo dico nei numeri, e lavoro insicuro, muoiono ancora troppe persone. Bisogna provare a cambiare le scelte fatte finora. Chiediamo il superamento delle tipologie di lavoro precario. Noi abbiamo fatto una proposta che era quella del patto spagnolo, che superava i contratti a tempo determinato. Mi pare che il governo abbia fatto altre scelte, decidendo di alzare il tetto dei voucher fino a 10.000 euro, che sostanzialmente significa, nei settori nei quali si applicherà, la negazione del contratto, dei diritti a, nel caso dell'agricoltura, a 1 milione di lavoratori, e nel caso della ristorazione e dei servizi a moltissimi altri lavoratori e lavoratrici. Noi abbiamo fatto una proposta alla CGIL, abbiamo detto che serve una mobilitazione articolata sul territorio. Mi pare che la CGIL abbia accettato questa proposta. Abbiamo identità di veduta, come d'altronde mi sembra anche con la CISL, sulle critiche alla manovra. Noi pensiamo che sia necessario fare una mobilitazione sul territorio per convincere e sostenere con i nostri lavoratori, i nostri iscritti, la bontà delle nostre scelte, ma soprattutto serve una mobilitazione più ampia temporalmente. Noi abbiamo la manovra adesso, ma abbiamo 3 grandi temi sui quali noi abbiamo presentato proposte unitarie, riguardo il lavoro, welfare e riforma fiscale, temi sui quali noi poi aspettiamo di confrontarci con il governo e di avere delle risposte da gennaio in poi. Il 7 dicembre vi incontrerete con la Premier? Assolutamente sì, noi non lasciamo mai i tavoli, andremo a quel tavolo a ribadire le nostre proposte, a chiedere che ci siano dei cambiamenti sui temi che abbiamo sollevato e a chiedere al governo di dare più attenzione ai temi del lavoro, della previdenza, del welfare, del lavoro soprattutto per i giovani.